quello che c'è. A volte confondiamo il mezzo con il fine. Giacomo Innocenzi in questo campo ha le idee molto chiare. Da anni realizza un programma di interviste. Via via le sue condizioni di salute cambiano, ma il fine è quello di andare in onda. E allora la moderna tecnologia è la benvenuta. È un valido mezzo per continuare il suo lavoro. Valeria Radiconcini. Star su YouTube, presentatore del web talk Pour Parler, Giacomo Innocenzi è ormai celebre per la tenacia con cui, ospite dopo ospite, ha collezionato interviste con i personaggi più disparati. Sono 7 anni che faccio questa trasmissione e da 5 anni a questa parte pubblico una nuova puntata a settimana nel mio canale YouTube. Ho realizzato ad oggi 368 puntate con 470 persone. Il suo avversario principale si chiama sclerosi multipla, ma lui non si è mai stancato di batterlo anche usando tutte le potenzialità della tecnologia. Nella mia vita purtroppo ho una noia nella mia salute che mi ha costretto a non dover più utilizzare la tastiera per scrivere, e questo è molto scomodo, tanto che ho utilizzato il dettato vocale, per cui anche la sera ho scritto le mie puntate dettando le parole, e questo è molto molto comodo. Il consiglio di Giacomo di fronte a rischi e opportunità del web e del digitale è questo: la tecnologia nella vita è un mezzo e non un fine. È fondamentale questo. Questa che stiamo usando è un mezzo. Il telefonino è un mezzo. Chiedo scusa per la definizione. La sedia a rotelle che utilizzo è un mezzo per raggiungere un fine, quello dello spostamento, eccetera, eccetera.